Basilicata Film Festival, il grande cinema del sud del mondo. Al Bella Basilicata Film Festival, Giuseppe Esposito. Giuseppe Esposito è il produttore di Volevo solo vivere, Trino, 80-17, ultima fermata. Intanto, chi è Giuseppe Esposito? Un piccolo personaggio amante della storia, figlio di Lucani, ma soprattutto rievocola le storie vere. La cosa più importante è quella. Evocare questa storia, che io sono cresciuto con questa storia, essendo mia madre di Balvano, ho sempre sentito dire il 3 marzo c'era la neve e c'erano tanti morti sulla stazione. E allora, hai già anticipato questa domanda che ti volevo fare, quindi tua madre ti raccontava di questa tragedia, quindi il film che tu hai prodotto parla di questa tragedia. Vogliamo spiegarlo ai nostri spettatori molto brevemente? Praticamente il film è il racconto veritiero sia da parte di mia madre che da parte di tutte le persone che ho intervistato per poter realizzare questa storia. Qualcosa di fantasia nel film c'è automaticamente, appunto l'interpretazione di Carlo Croccolo, quella è storia inventata. Il resto del film comunque rispecchia la realtà della storia, della tragedia che è successa appunto nel 1944. Abbiamo messo molto in evidenza il fatto che appunto le persone avevano il biglietto, abbiamo voluto un po' sfatare quella situazione che dicevano che erano tutti abusivi, invece non è vero. C'era la situazione che molti di loro, la maggior parte, avevano il biglietto ed avevano pagato, nonostante tutto il treno non poteva avere dei... Era un treno merci. Quindi i dati sono questi, 521 morti ufficialmente, mentre altre fonti dicono 600. Circa di 600. Queste persone erano praticamente persone provenienti dal napoletano. Ci cercava, ti ha avuto... Praticamente le persone che venivano a barattare la loro merce, non erano contrabbandieri, erano persone che barattavano quello che gli avevano dato gli americani, quelle poche cose che si riuscivano a trovare, che erano le sigarette e il caffè. E mentre la cosa più importante è che molti di loro erano anche dei commercianti, perché bisogna vedere che quasi più di 100 persone venivano dalla zona di Ercolano, all'epoca si chiamava Resina, dove ancora tutt'oggi c'è la vendita degli stracci, che diciamo, e venivano a barattare con olio che noi lucani siamo bravi a conservare. Su questa specie di carro merci, perché queste persone muoiono? Un treno di 47 vagoni, diciamo che c'è stato un errore. L'errore importante, a parte quello del carbone che era scadente, che veniva dalla Jugoslavia, secondo me l'errore più importante è quello di mettere le due locomotive avanti, quindi automaticamente il disastro è successo, perché nella salita il treno è rimasto appeso e quindi, non avendo l'altra locomotiva che doveva andare nell'ultima carrozza, non spingeva, quindi il treno è rimasto fermo nella galleria nel giro di 2 minuti. Le persone sono morte, non ancora capendo che cosa poteva succedere, ma sono anche convinto che molte persone comunque non erano morte, perché alla fine si è cercato un po' di chiudere la faccenda nel più presto possibile. L'Italia, non dimentichiamo che veniva da una situazione disastrosa della guerra, e quindi anche 600 morti era una cosa brutta. Certo. Io dico 600 morti e dico pure che questa è la tragedia più grande del mondo, e sono convinto che se questa tragedia era successa appunto in America, aveva un riscontro diverso. Diciamo che è come un Titanic. Però c'è in qualche modo un segno del destino, perché queste persone oggi sono nel cimitero di Balvano. Balvano. E Balvano, la maggior parte, non tutti. E Balvano per noi è il simbolo del terremoto dell'80 per i morti in questa chiesa. Io nella chiesa ho perso appunto dei cugini, quindi automaticamente so che significa.
Come viene accolto questo film nel momento in cui tu lo porti con una tua creatura in giro? So che ci tieni molto. Io sinceramente con questo film sono arrivato in Lussemburgo, dove sono andato tramite le associazioni lucane nel mondo, che sono le più grosse associazioni a livello mondiale. I lucani sono in tutto il mondo. Sono stato là in Lussemburgo, sono stato a Bologna, ho girato l'Italia e mi è dispiaciuto molto non aver potuto portare il film a Balvano. E mi dispiace pure, anche perché il cugino è il sindaco di Balvano, è mio cugino, quindi automaticamente ci tenevo tantissimo. E la prima la facciamo a Belle, la prima in assoluto a Belle. E io sono orgoglioso di venire in questo paesino dove non c'ero mai stato, e ho visto che c'era anche la passione del film, visto e considerato che è la 12ª edizione, quindi è un discorso che si porta avanti nel migliore dei modi, e spero che l'anno prossimo mi chiamate per venire a presentare i miei nuovi film. Certo. L'altra cosa è che lei porta questo tipo di prodotti, sì, soprattutto anche nelle scuole. Perché? Perché i giovani, devono conoscere questa cosa? Allora, innanzitutto la cultura, se non si sa la cultura non si può vivere. Ma la cosa più brutta della storia, oltre alla tragedia, è quella che i professori delle scuole, almeno per quanto riguarda la mia zona, non ne conoscono niente e neanche dei paesi. Infatti io ho parlato con delle persone, dei politici, persone di Castellammare, non sanno di questa tragedia, eppure Castellammare ci sono state 25 vittime nel 44. Adesso i parenti di queste 25 vittime dovrebbero essere centinaia di persone, eppure non si sa niente in questi paesi. Allora, signor Esposito, io la ringrazio prima di tutto per il valore di testimonianza che lei dà e per il fatto che si occupa di cinema e porta in giro per l'Italia, questa sera a Bella Basilicata Film Festival, la memoria di persone che non dobbiamo dimenticare. Mai. Grazie. Grazie a lei e grazie a tutti.